Buonasera, 36esima puntata della quarta stagione del Fabrizio Amico Show, benvenuto, un saluto da parte mia. Questa sera abbiamo intenzione di iniziare in un modo diverso perché ci è giunta una richiesta da parte di un nostro ascoltatore, si chiama Fiorentino Brancatisano, è un mio ex compagno di scuola. E ci ha chiesto gentilmente di fare una dedica alla sua ragazza e noi abbiamo accettato perché in fondo questa trasmissione accetta tutto, quindi in fondo è tutto possibile, basta chiedere. Scrive: alla donna più importante della mia vita, alla donna che amo, a Francesca va il mio augurio per la festa delle donne. Oggi 8 marzo, auguri a tutte le donne, li abbiamo già fatti ieri sera perché comunque abbiamo sforato la mezzanotte, anche stasera sforeremo la mezzanotte. Inoltre ci tiene anche a fare un saluto dal Canada ai suoi ex compagni della Quinta F e ovviamente dedica alla sua ragazza questa canzone che è O Surdato Innamorato nella versione di Sal Da Vinci e noi poi cominciamo la puntata dopo averla ascoltata. Un saluto di nuovo al nostro Fiorentino e fra poco cominciamo con la puntata normale del nostro show. Ho surdato innamorato. Stai lontana di sto cuore, a te volo pensiero. Niente voglia, niente spera tenerti sempre a fianco a me. Sii sicura che st'amore, come io so sicura te. Hai vita mia, hai cuore che stupore. Si sta prima amore e prima è l'urda ma sarai per me. Quanta notte non ti vedo, non ti senti in dasti braccia, non ti basta che sta facendo. Lunga stregna forte in braccia a me, ma shadanna ma sto suono, ma fai piangere a te. Hai vita mia, hai cuore che stupo, si sta amore, io prima e l'ultima sarai per me. Amici, ma soprattutto amiche del Fabrizio Amico Show, benvenuti. 36esima puntata cominciata con questa anteprima. Mi scuso se magari ho usato un po' un tono da funerale, ma il fatto è che non mi viene da essere serio in questa trasmissione. L'unica volta che sono stato serio è stata una puntata in memoriam e quindi tendo ad usare un po' sempre lo stesso tono. Mi scuso se ho dato questa impressione, non era assolutamente voluta. Comunque, risaluto, colgo l'occasione per risalutare il nostro amico Fiorentino. Fiorentino è il nome. Vabbè, è la sua fidanzata Francesca. Sarò zappalà in collegamento via Skype da pedare il nostro fuggitivus. Buonasera Fabrizio, buonasera al pubblico, buonasera Mr. X, Mr. Y, al nostro Fiorentino che non è Fiorentino di appartenenza geografica ma solo di nome, alla sua ragazza Francesca,
E mi scuso con i radioascoltatori per non essere stato presente ieri. Infatti ci devi Mi metto firmare. qualche In presenza. effetti dovresti firmarci la giustificazione scritta, ma siamo buoni in questo periodo, poi sai com'è, oggi è 8 marzo, quindi con le donne siamo abbastanza buoni di cuore. Stasera tanta musica e cominciamo dopo Surdato Prendi Innamorato. con tua sorella, se può. Assolutamente, ci ascoltiamo Robbie Williams con Candy, che abbiamo tanti argomenti stasera e quindi è meglio non sprecare un minuto. Allora, Robbie Williams con Candy, caro Saro. Allora, c'è una cosa di cui dobbiamo parlare, ne abbiamo già parlato ieri, ne ho già parlato ieri, naturalmente ne dobbiamo riparlare oggi, perché comunque è stato un discreto successo. Lo sai che ci siamo andati vicini entrambi, ci sono andato più vicino io con le previsioni rispetto a te, però tu ti sei fatto d'appresso, invece quei due mascalzoni di Mr. X e Mr. Y hanno toppato in pieno. Stiamo parlando di The Voice, il nuovo talent show che è partito ieri sera su Rai 2 con Fabio Troiano alla conduzione, Raffaella Carrà, Piero Pelù, Noemi e Riccardo Cocciante giudici di questa edizione. Discuteremo fra un po' di come è stato questa prima puntata, la cosiddetta rubrica prima puntata, prime impressioni, che è sempre quella peggiore. Cioè, tradizionalmente noi diciamo sempre che la prima puntata è quella peggiore perché non sai mai come rapportarti con gli altri, i meccanismi non sono mai tanto ben oliati. Ma ne parleremo, sigla delle previsioni spericolate. E dunque. Allora, io avevo pronosticato il 12:50, Mr. Z Saro Zappalà l'11, Mr. X e Mr. Y il 9. Il programma ha ottenuto il 12:34, mi sono avvicinato di più io e quindi dedico ai nostri due capolista questa bellissima canzone in abruzzese. Ma vaffanculo, senti da batte frate da pure, ma tanto sei ignorante, insensibile, arrogante. E allora, Giuseppina, cosa vuoi da me, la guerra? Hai trovato la persona Guerra giusta. sia! Bene. Allora, Saro, cosa ti è sembrato? Non so se hai avuto modo di riguardare da qualche parte The Voice oppure di leggere i commenti. A me è sembrato comunque uno show fatto molto bene. Già si vede una certa alchimia tra due comunque animali da palcoscenico quali Raffaella Carrà e Piero Pelù, che veramente Raffaella Carrà immensa, cioè a 70 anni ancora questa grande energia. Poi vabbè, Piero Pelù è stata un po' una sorpresa, non pensavo se fosse così televisivo, invece veramente ha dato grande spettacolo. Riccardo Cocciante un po' caso umano, messo un po' da parte, però secondo me ha le potenzialità per far bene. Poi vabbè, Noemi è nata in televisione e non scopriremo adesso il suo talento e anche il suo discreto ascendente sui giovani.
Ovviamente sono sembrati un po' tutti troppo perfetti, ma logicamente le selezioni le hanno già fatte, quindi è chiaro che non ci poteva essere il disastro completo. Ci sono stati dei cantanti però troppo normali che quindi non sono stati accettati e quindi sono stati rispediti a casa. Altri invece che se la sono dovuti lottare fino all'ultimo, altri che invece hanno convinto tutti e quattro i giudici. Che ne pensi appunto di questo show? Cioè, sono contento per gli ascolti che ha conquistato. Sono contento per gli ascolti che ha conquistato. Sono contento che non stia rimarcando i flop di X Factor. E soprattutto sono contento che ci sia la conduzione, un nuovo volto nella conduzione come quello di Fabio Troiano, che abbiamo visto sempre nelle vesti di attore. Sì, beh, è anche vero che nella logica dei talent, a parte un po' X Factor, però sono i giudici a farla da padrone, quindi è chiaro che molte volte venga scelto un non addetto ai lavori, un attore, comunque un personaggio che sta spesso dietro le quinte, lo vediamo anche all'Italia's Got Talent con Anni Chiarico. Quindi ti ha convinto, diciamo. Quindi lo consigliamo al Ma nostro c'è una. Fabrizio, pubblico. comunque c'è una differenza sostanziale. Se mi permetti di contraddirti. Sì. Allora, Simone Annichiarico è un volto nella conduzione televisiva. Perché? Perché comunque su Mesetta ha condotto la valigia dei sogni. Sì. Mentre Troiano, come si chiama Troiano di nome Fabio. Fabio? Fabio Troiano non ha mai condotto nulla, ma è sempre solo stato attore. Sì, su questo hai ragione, però comunque convieni anche tu che in questo tipo di talent show ad avere un ruolo principale, soprattutto in questa fase di selezione, evidentemente ce l'hanno i giudici. Andiamo con un altro disco perché siamo lunghi, siamo lunghissimi stasera, però lo abbiamo fatto per una buona causa e ritorniamo a salutare il nostro amico fiorentino. Parts Collide, Eleftheri Eleftheri. Velo non fa donna. Pelo non fa donna. È partito il sindacato dei nostri opinionisti incogniti che accusano il nostro Saro di avere troppo spazio e di schiacciarli. Noi accogliamo questa rimostranza e ovviamente leggiamo le loro notizie e per un po' lasciamo il nostro Saro fuori dall'orbita della nostra trasmissione, ma solo per un po' purtroppo, perché se no parliamo da soli e sembriamo dei pazzi.
Allora, nostro mister Y, a proposito di donne e di feste, ieri la mia amica Alba Parietti ha festeggiato facendosi sbattere come un filetto di manzo dal suo macellaio di fiducia. Rete 4 infatti ha trasmesso per l'ennesima volta il macellaio un cult. Propongo di fare un sequel, potremmo intitolarlo Il Pesciarolo, visto che Albona ama il pesce, il netturbino che scopa spesso e volentieri o il fruttarolo che a banana sta messo bene. Oppure facciamo un remake con la nostra Sarona al posto di Alba. Per il ruolo del macellaio io e Mister X candidiamo il nostro conduttore preferito, ma manco per sogno, caro il mio Mister Y. Sappilo, sappilo perché manco per sogno, Mister X. Abbiamo capito perché il nostro l'emerito Saro da buca quasi ogni sera oramai, perché in super segreto stia facendo di tutto per entrare nel bagaglino e prendere il posto che fu di Valeria Marini. Infatti aspira a divenire prima donna o diva che dir si voglia del carrozzone di pingitore in teatro. Insomma, largo e giovane, anche se di giovane c'è ben poco. Siamo sicuri che sarà una e comunque una presenza ingombrante, vero Saro? Vabbè, vabbè. Allora, Saro, mi dispiace per te, ma ti dobbiamo dedicare una piccola canzoncina, perché stasera siamo in vena di dediche. Te l'abbiamo dedicata tante volte ieri sera. La mettiamo prima di mettere il prossimo disco, che è Disclosure che è Lecce di Disclosure e Sam Smith. Questa ho sempre difficoltà a disannunciarla. Ti dedico un frammento di questa canzone, che ha partecipato all'ultima edizione del Music Summer 2012 ed è rispecchia la tua situazione. Mi dimetto, non mi diverto più. Vedo i graffi, vedo i pistoni, vedo il cicconone. Sfido i graffi, sfido i ciccioni, sfido i ciccionon! I Disclosure di Lecce. Allora, a volte ritornano le Lollipop, gruppo nato nel 2001 grazie al programma televisivo Popstar, una sorta di talent quando ancora il genere in TV era agli albori. Sono rimaste sulle scene musicali fino al 2004, poi questa girl band all'italiana si sono perse le tracce. Il gruppo era composto da Marta Falcone, Dominic Fidanza, Veronica Rubino, Marcella Ovani e Roberta Ruiu. Quest'ultima è tornata agli onori dello show business partecipando a Uomini e Donne. Ora però, insieme alle sue colleghe canterine, sta per cimentarsi di nuovo con la musica, che Dio ce ne scampi. Le Lollipop si sono riunite e stanno per partire con una serie di concerti in giro per l'Italia. Questo è almeno quanto si legge sulla pagina Facebook della band, parte il tour Lollipop 4. A breve con le date si riparte, riporta un post pubblicato sul social. Della formazione
originario, però non fa parte Dominic Fidanza, che dopo aver partecipato all'edizione francese di Star Academy nel 2006 piazzandosi seconda, ha ora una fulgida carriera musicale proprio in Francia e ha duettato con star del calibro di Pink, Rihanna, Puff Daddy, Zucchero, James Blunt e Laura Pausini. Allora Saro, tema che volevi trattare, tu hai seguito questa sera il commissario Rex, giusto? Yes, mi ricordo la situazione degli attori italiani, di alcuni attori italiani, quindi no. Sì, diciamo che tu hai detto più volte che non capisci chi sia il cane e chi sia l'attore. E, insomma, ti è piaciuto, ti ha convinto oppure sei ancora col dubbio? Sì, sì, mi piace, mi dispiace che abbiano cancellato due puntate però, perché non so se l'hai saputo, è iniziato direttamente col terzo e col quarto episodio della quarta stagione. Ah, ma proprio della quattordicesima, perché comunque contano su Wikipedia, contano anche le serie prodotte in Austria. Vabbè, probabilmente avranno anche ammischiato le puntate, sai com'è, con questa serie stanno facendo un po' quello che vogliono. Dobbiamo chiudere la parte musicale e poi affrontare gli ultimi due temi. Vuoi parlarci di fiction e sitcom? E quindi io ti do il minuto e mezzo, ma naturalmente lo possiamo fare solo dopo una bella canzone, sempre se lo vuoi, io ti do un minuto e mezzo e tu ci parli di questi due temi che sono la fiction e le sitcom in generale. Ok, sicuro? Tu mettiamo due canzoni e poi no una ne mettiamo e poi metto la tua sigla. Ok, Bloodhound Gang, un tiss, un tiss, un tiss. C'è il microfono, Saro. Allora, stasera parliamo di fiction e sitcom. Allora, le fiction, come sapete, hanno una grande variante, sono sia sentimentali che romantiche, mentre le sitcom, appunto, come dice anche il titolo, situation comedy, sono più che altro dei film commedia in miniatura di circa dai 18 ai 20 minuti. L'altro giorno, bazzicando un po' su internet, ne ho beccate di belle, visto che nella nostra televisione non trovano mai spazio, come Mike e Molly, di cui ho parlato precedentemente, ma anche Emily Divorced con la nostra data Francesca, ovvero Fran Drescher, la prima sitcom che è andata in onda su Italia 1, che è stata di molto successo. Le fiction ormai trovano ampio spazio nella televisione italiana, così come le sitcom. Purtroppo ancora non se ne trovano di nuove, ma si trovano delle fiction
che ricalcano sempre gli stessi stereotipi, mafia e stesso spirito. Cosa ne sarà delle fiction nella televisione del 2013? Lo scopriremo prossimamente. Intanto la mia rubrica finisce qui, appuntamento alla prossima puntata. Vuoi andare in Australia portando del cibo? Fai la carità, non dichiararlo. Andrà ad una persona bisognosa, il nostro Taro. Al Portaro. Prossimamente al Fabrizio Mico Show. E siamo al momento delle previsioni spericolate. Torniamo un po' alle origini, perché la nostra rubrica nacque da una previsione del nostro Saro che si rivelò assolutamente infondata. Sulla prima puntata del Clan dei Camorristi lui previse il 25%, fece il 18%, e in quel caso lo insultammo grandemente. Questa sera invece ritorniamo a scommettere appunto sul Clan dei Camorristi, e lo facciamo a distanza di tante puntate. Abbiamo visto che comunque è una fiction molto molto debole, che non ha ottenuto l'esito sperato, pronosticato dal nostro Saro, e quindi andiamo a vedere le previsioni da parte mia e degli altri tre. Allora, il Mr. Y pronostica il 15%, io il 15,50, sarò il 14, il nostro Mr. X se ne frega bellamente del suo primo posto e ci spara un bel 17%, che sicuramente non farà se la piglia under secchio. Abbiamo già pronta la sigla per lui domani sera. Allora, siamo ad un momento molto importante, naturalmente, che è quello consueto con i pensierini della buonanotte. Vi ricordiamo che il riassunto Speedy non lo facciamo in queste puntate, perché sono tanti gli argomenti che trattiamo durante la puntata che non riusciamo a condensare in meno di un minuto tutta la puntata. Ecco perché. Fabrizio? Dimmi. Fabrizio, ti voglio dire una cosa. Sul finire della puntata, sì? Circa 30 secondi, dovrei dire una cosa. Sopra il Clan dei Camorristi. Va bene. Allora facciamo adesso il pensiero. Allora falla adesso, veloce. Allora volevo dire una cosa. Purtroppo Canale 5 ha deciso di puntare sullo stesso tipo di fiction, ovvero mafia e violenza, e stavolta non è stata premiata negli ascolti. Spero che questo apra lo scenario a fiction che trattino di nuovi temi e non solo gli stessi temi. Ok, finisce qui il mio intervento. Pensiero stupendo del nostro Mr. X, che ho letto, spizzato un attimo, è un po' troppo bollente. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Pensiero stupendo, nasce un poco strisciando. E poi vi chiedete perché sono un paio di puntate che mettiamo il contenuto esplicito a questa puntata. Quando un ragazzo mi fa un cunnilingus, non riesco a guardarlo in faccia perché mi scappa da ridere. Mi ricorda un cagnolino e mi passa la poesia. A volte chiudo gli occhi e mi immagino che sia una donna strafiga a farmelo, anche se realmente non me lo farei mai fare. Sono psicopatica. È peggio del mio professore di diritto canonico, che oggi ha parlato di impotenza. Ringrazio il nostro Mediasaro, Mr. X e Mr. Y. Ma non si può, questo programma non c'ha più una misura. Eravamo partiti tanto bene. Risaluto Fiorentino, la sua fidanzata, gli amici della Quinta F, e ci sentiamo domenica con Roma Live 2.0. Buonanotte a tutti. Ό,τι κάνω όσο γύρω και γυρνάω, βλέπω εσένα και τα χαίνω σ' άλλη διάσταση περνάω.